è insorto su quello che era il canale Valentinis e quindi nel 1909 varava il suo primo piroscafo. Contemporaneamente alla produzione navale iniziava uno scavo laterale all'area del cantiere che determinava successivamente il bacino di Panzano. Ecco la prima nave, il piroscafo Trieste, 1909. In una carta del 12 osserviamo l'istmo che collegava ancora l'isola di Bagni a Panzano. Osserviamo il canale nuovo creato dopo la costruzione del canale vecchio, cioè quello di Marina Vecchia. Questo è il canale di Panzano che permetteva alle draghe e ai vaporetti di entrare nel porto di Panzano, perché così veniva definito. A destra vediamo il porto Rosega. Una vista dal monte Ermada con potenti teleobiettivi, produzione navale, il perimetro del cantiere 1909. Questo è il perimetro, molto ristretto a quanto conosciamo oggi. E si ha un'esatta sensazione di quanto vicino fosse il muro di Cinta. Questo è il bacino galleggiante che sta sostenendo il Kaiserin Elisabeth. Questo è il muro indicato dal cerchietto, quindi un muro perimetrale che passava molto vicino all'acqua. Vediamo ora gli interni del Kaiser Franz Joseph 1912. Naturalmente tutti credono che gli arredamenti del giorno d'oggi siano i più belli mai fatti sulle navi. Può anche essere vero, ma certamente non erano da meno quelli fatti 70, 60, 50 anni fa. Sempre il Kaiser Franz Joseph I, 1912, pianta del 14 del cantiere. Vediamo gli scali sulla destra, notiamo le profondità del bacino 8 metri, qui a sinistra. Notiamo le sagome delle navi tratteggiate. Probabilmente questo era un progetto di creare nuovi scali in una zona in cui poi invece noi non vedremo assolutamente altro che banchine. Questo è il DOC, non è una sigla d'origine controllata, ma DOC, scritto DOCK, significa bacino galleggiante, una specie di vasca, lo diciamo per i meno addetti ai lavori. È una specie di vasca senza chiusure sulla prora, sul davanti e sul dietro. Questa si immerge, la nave viene fatta passare sopra sempre galleggiante, quindi la vasca si alza e porta la nave all'asciutto. Siamo nel 1916, scali abbandonati, bombardati. La direzione bombardata. Sempre ne vista dal monte Ermada, qui vediamo la centrale elettrica che riforniva d'energia cantiere. Questa è la fabbrica di prodotti chimici, vediamo la ciminiera. E quindi a fianco, verso Monfalcone, le industrie chimiche e metallurgiche. La foto è ripresa con potente teleobiettivo. Vediamo molto schiacciate vicino alla centrale le case di Panzano. Gli scali, siamo nel 1917. Notiamo l'espandersi di tutta quest'area, a sinistra le case di Panzano. Vediamo un confronto con il cantiere originale, quello che abbiamo visto precedentemente. Il cantiere non si dedica soltanto alle costruzioni navali, ma anche a costruzioni parallele, ovvero vagoni ferroviari, sia merci che passeggeri.
1922 si procede al taglio dell'istmo. Il cantiere viene isolato da quel tratto di terraferma antistante. Il bacino diventa unico al posto dei due precedenti, cioè il bacino Rosega e il bacino Panzano. Siamo nel 1924, una foto dell'epoca molto rara ci fa vedere l'estensione appunto del bacino. Sempre nel 24 il cantiere è visto dall'alto. E qui facciamo un salto, sempre nel 24 notiamo questa scritta SISA, Società Italiana Servizi Aeronautico. Vediamo un idrovolante, vediamo un hangar. Questo non c'entra molto con il cantiere, soltanto apparentemente. Osserviamo qui in primo piano questa doppia rotaia. Sotto il cerchietto bianco c'è una botola e quindi chiudiamo questo argomento. Siamo nel 1927, assistiamo al varo della Saturnia. Una foto successiva, ha cambiato pitturazione, lavori di allestimento, interni sempre del Saturnia. Le musiche più o meno sono d'epoca. Ripetiamo ancora il concetto di ricchezza degli arredamenti anche a quel tempo. Sempre 1927 si è iniziato a occupare il lato sud del cantiere, vediamo l'area degli aerei, perché il cantiere si è dedicato molto intensamente alla costruzione di aerei, sia terrestri, là in fondo vediamo indicato dal cerchietto il Saturnia, un momento di vita dietro il cantiere, uno storico trenino che trasportava gli operai da Ronchi a Monfalcone e all'interno del cantiere, la mensa, vediamo la gente con il cosiddetto gammellino, qui siamo prima del 30, osserviamo la costruzione di aerei a doppia fusoliera, questo è un raro filmato del pilota Italo Balbo, un frequentatore assiduo del cantiere di Monfalcone. Sempre un raro filmato di un decollo per prove di collaudo dei nostri aerei, sembra impossibile quasi che Monfalcone già a quell'epoca si fosse dedicata all'aeronautica. Sullo sfondo vediamo l'isola di Bagni mentre l'aereo viene trainato al molo. E qui vediamo in primo piano affiancata a una nave la torretta di un sommergibile, si tratta del vettor Pisani. Osserviamo una larga fascia bianca in primissimo piano. Quello è tutto ghiaccio, siamo nel 1929, anno terribile. Questa è la sala a tracciato, un'ampia sala, un pavimento enorme dove le navi venivano disegnate in scala naturale. Attenzione qui, altre foto emblematiche, qualsiasi unione metallica poteva essere fatta soltanto attraverso la foratura delle due parti
e conseguente ribaditura di grossi perni incandescenti chiamati chiodi. Qui osserviamo a destra il garzon, il scaldabro, che è solitamente un giovane tra i nuovi assunti. A fianco vediamo un ribaditore, condizioni di vita impossibili perché questo durava 8, 10, 12, 14 ore e oltre. Vi faremo ascoltare in minima parte questo tipo di rumore. L'intensità va moltiplicata almeno per 20, condizioni di vita veramente terribili. Passiamo al 1931, rivediamo le rotaie che abbiamo visto prima, la botola, però le troviamo in un'altra condizione. Eccole qua, vicino alle gambe di questo bambino, ecco la botola. Bambini della colonia che stanno facendo esercizi ginnici, evidentemente l'alimentazione non era delle più ricche, ci troviamo nella colonia di Marinanova, ai bagni di Marinanova. Ecco la piattaforma qui a sinistra con la doppia rotaia. Ce ne sono tre di piattaforme, una intestata all'altra. È una passeggiata galleggiante, tutte le piattaforme terminano con una rastremazione, eccola, questa rastremazione porta anche i segni ruggini della presenza di un ferro, lo vediamo qui in un oggetto tuttora presente ai giorni nostri, uguale alla rastremazione della piattaforma dell'hangar della Sisa. Questa piattaforma che vediamo è ancora presente a Marinanova. La mia ipotesi, non suffragata da prove, si basa sul ragionamento che queste piattaforme affiancate l'una all'altra abbiano costituito la piattaforma galleggiante dell'hangar della Sisa, tant'è vero che questi blocchi venivano appunto sempre chiamati Sisa e nessuno sapeva il perché. Abbiamo visto la botola, qui vediamo la sede delle rotaie che poi sono state asportate per venderle. Passiamo ora al 1932, vediamo in navigazione l'Oceania, gli interni del Neptunia, che era gemella dell'Oceania, osserviamo una netta differenza tra gli arredamenti che abbiamo visto prima e questi. Il cantiere però si dedicava anche alla produzione di sommergibili. 1933, questo è il Naiade. Prosegue la produzione aeronautica, costruzione di un'ala. Ricordiamo che l'aereo era composto interamente da legno e tela. Molti sono stati gli aerei prodotti dal nostro cantiere, vedremo poi la quantità. Stiamo assistendo a filmati girati nell'epoca. E questo è il mitico Z501 Gabbiano. In questo momento lo stanno riportando a terra, possiamo osservarlo bene, vediamo la proporzione con l'uomo che sta qui sotto i timoni di coda. Questo aereo è rimasto nel cuore di tutti quelli che hanno lavorato all'aeronautica, ha conquistato primati mondiali come altri aerei prodotti. Qui è un arrivo
in cantiere dopo la conquista di un primato. Sono state prodotte ben 516 unità di questo Kant Z501. Veniva usato in missioni esplorative e in salvataggi in mare, era dotato di tre mitragliere. La produzione totale aerea del cantiere è stata di ben 1674 aerei, un numero incredibile per i più. E siamo nel 1935, vediamo il Bathory. Questo sommergibile Glauco, gli interni del Bathory nel 1936, sommergibile Adua, Saturnia e Vulcania 1937. Sommergibili Marcello, Dandolo e Mocenigo in un varo simultaneo, ma fatto soltanto sulla fotografia perché è un fotomontaggio, però i sommergibili sono stati varati uno di seguito all'altro nello stesso giorno. Il cantiere aveva altre attività parallele, vediamo l'elettromeccanica, il reparto avvolgitrici, 1938, varo del modernissimo Stockholm. Lo Stockholm era una nave all'avanguardia. Era dotata di impianto di aria condizionata, sovrastrutture in acciaio elevata resistenza, largo impiego della saldatura. Il 19 dicembre del 1939 un incendio la distrusse quasi completamente. Fu demolita quasi sino al fasciame del fondo, questo venne arripato, cioè tirato nuovamente sullo scalo, ed iniziò la ricostruzione. Siamo sempre nel 1938, vediamo la nuova aeronautica. E questo è un altro dei rari filmati. Qui siamo in presenza del 506B. Ricordiamo che la produzione aerea era rivolta verso gli idrovolanti e gli aerei terrestri. Gli idrovolanti avevano una numerazione che partiva dal 500. Gli aerei terrestri avevano una numerazione che partiva dal 1000. Sullo sfondo vediamo un Kant Z501. E questi sono gli interni. Questo è un esemplare che è stato conservato. Si trova in un museo e quindi è ancora possibile vederlo. Abbiamo parlato di primati e ce ne sono stati moltissimi. Non abbiamo il tempo di elencarli. Lo Stockholm o Stoccolma, come veniva familiarmente chiamato, è stato ricostruito. Una curiosità, questo casotto è una latrina provvisoria di bordo con scarico diretto a mare. Sempre 1939, altro avvenimento importante, del resto come tutte le immagini che
vediamo, si tratta della costruzione della teleferica Bleicher. Qui assistiamo al sollevamento della traversa a mare. Notiamo l'imponente struttura. Questa servirà agli scali numero 6, 7 e 8. È fornita di 13 cavi, ciascuno con un paranco da 4 tonnellate. Su un unico blocco possono essere impiegati al massimo 5 cavi con rispettivo gancio. Qui a fianco vediamo in allestimento lo Stockholm. Rimaniamo sempre nel 1939, vediamo i piazzali ed ora una struttura imponente, mai vista precedentemente. Questa è la struttura interna di un enorme aereo che sarà il più grande del mondo nel suo genere. Noi vediamo queste ossature, queste centine, costellate da migliaia di fori, che sono fori di alleggerimento. Il materiale è la lega leggera, mediante i calcoli si effettuano tutti questi fori per alleggerire la struttura pur lasciandola molto resistente. Tutti i fori sul fasciame esterno servono ad altrettanti ribattini, cioè chiodi ribaditi, per tenere insieme la struttura. Non ci sono saldature. Questa è la fusoliera, qui sotto passerà l'enorme ala. Una vista interna, notiamo sempre in grande evidenza tutti quei fori di alleggerimento. Questo è un discorso fatto per i non addetti ai lavori. L'aereo in questione è il Kant Z511. Z sta per Zapata. Una bella panoramica, vediamo la centrale con la strada e la ferrovia che la costeggiano, il canale, le nuove officine aeronautiche. Un aereo terrestre Kant Z1018 Leone, ricordiamo che Z sta per Zapata, il cognome del progettista. E qui vediamo questi operai in presenza di uno scafo che può essere paragonato quasi alla grandezza del Kant Z501. Ma si tratta invece soltanto di uno dei galleggianti dell'enorme 511 di cui abbiamo parlato. Dicevamo che era il più grande idrovolante a galleggianti del mondo,
peso circa 20 tonnellate, quadrimotore, apertura alare 40 metri, lunghezza 30 metri. Sono stati prodotti 2 esemplari. Gli avvenimenti bellici successivi non hanno permesso l'ulteriore sviluppo. Vediamo queste colonne che collegano lo scafo ai galleggianti. All'interno c'è una scala entro la quale potevano salire i passeggeri. In effetti l'aereo, come vediamo, è molto alto e c'erano delle piccole difficoltà per raggiungere la carlinga. Il metro di paragone è sempre l'essere umano, quindi il concetto di grandezza è sempre rapportato a quello che più conosciamo, cioè l'uomo. E proprio qui vediamo quanto sia grande questo aereo.